Buongiorno a tutti voi. Oggi andremo a fare una ricetta che è tipica della nostra provincia, della nostra città. E si tratta del luccio in salsa. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Quindi gli ingredienti che servono per il luccio in salsa sono un luccio o parte di un luccio cotto al vapore. Questo è un luccio di circa 2 kg e metà, a parte della coda. E come vedete le carni sono belle sode e quindi è un pesce che si adatta molto particolarmente a questo tipo di piatto. Quindi abbiamo delle alici sotto sale già deliscate, tre spicchi di aglio sminuzzati molto finemente, dei capperi che dopo andrò a sminuzzare, della cipolla, una mezza cipolla bianca sminuzzata anche questa finemente, e del prezzemolo sminuzzato finemente. Io ho sminuzzato tutto col coltello perché con aggeggi meccanici di solito non va bene, perché scalda il prodotto, scalda l'ingrediente, quindi perde sapore, specialmente il prezzemolo, perché il prezzemolo già è quello di serra, cioè che sa poco sapore, e quindi poi ci andiamo dietro con degli aggeggi meccanici, perde. Quindi gli ingredienti sono questi. Il luccio è già pronto, adesso andiamo a fare la salsa. Bene, adesso andiamo a inserire i primi ingredienti, che sono le alici, l'aglio e le cipolle. Abbassiamo il fuoco il più possibile e andiamo ad inserire la cipolla. Perché non deve soffriggere, ma deve appassire. Quindi andiamo a mettere dentro l'aglio. E infine le alici. Le alici sono salate, anche i capperi sono salati, quindi non c'è bisogno di metterne sale né pepe. Bene. Adesso aspettiamo un minuto che la cipolla passisca e l'aglio passisca. Abbiamo messo, come avete visto, un bel po' di olio, perché serve tanto olio con questa ricetta qui, perché il luccio, sebbene sia un pesce di lago, è un pesce molto magro, non ha grassi ed è molto indicato per questa ricetta. Ecco, adesso l'alice si sta spappolando. Andiamo a inserire i capperi. Allora, devo dire che ci sono diversi modi per preparare questa salsa. C'è gente che ci mette dentro i peperoni, oppure anche altri tipi di verdure. Poi anche il pesce, lo stesso luccio, ci sono quelli come me che lo cuociono direttamente, solo ed esclusivamente con il vapore, senza niente. Mentre ci sono anche altre persone che lo cuociono in una specie di brodo di verdure per dargli sapore, perché il sapore del luccio, della carne del luccio, non è non si sente, insomma, non è un pesce che abbia la carne che abbia del sapore. Quindi adesso stiamo preparando la salsa. Questa qui diciamo che è una salsa standard, una salsa normale. Poi voi, se volete inserirci dentro un po', non so,
di peperone, per esempio, o un peperoncino, lo potete benissimo fare. Adesso aspettiamo un minuto e poi andiamo a mettere dentro il prezzemolo. Il prezzemolo non va cotto, quindi andremo a spegnere e poi ci metteremo dentro il prezzemolo e anche quello dovrà passare. Quindi abbiamo preparato la salsa è pronta, l'ho lasciata riposare a 5 minuti e adesso andremo a vedere due tipi di piatti. Il primo è quello diciamo da ristorante, se andate in un ristorante qua di Mantova e prendete il luce in salsa è probabile, è molto probabile che ve lo servano così, con due fette di polenta e un filetto di luccio e sopra la salsa. Ecco, questo dovrebbe essere un po' il modo che viene presentato il piatto. Quindi un piatto bellissimo, buonissimo, perché d'inverno poi specialmente buonissimo e accattivante perché ha dei bellissimi colori. Il secondo modo di farlo, che è quello casereccio, è quello di spappolare la carne del luccio, di metterla in un contenitore, di versare sopra la salsa . Io la passalsa non l'ho passata in mixer perché a me non piace. Se qualcuno di voi vuole passarla in mixer, la può benissimo fare. Questo modo qui, che io l'ho chiamato casereccio, in realtà è quello tradizionale. In pratica qua il luccio va messo in frigo adesso, e va girato 2-3 volte al giorno e va fatto riposare in frigo un paio di giorni, anche 3, c'è un mio amico che lo tiene 7 giorni, sempre tutti i giorni lo gira, lo mescola, poi si può mettere dentro in vasetti di questo tipo. Mettendo in vasetti di questo tipo, riempiendo di olio e poi mettendoli a bollire in acqua, pastorizzandoli, questi qui in frigo, in un luogo fresco o in frigo anche, durano anche parecchie settimane, se non un mese. Quindi buon appetito!